L'esercito di Gheddafi ha attaccato le città ribelli di Zenten e di Misurata, dove sono morte almeno 40 persone, tra cui 4 bambini. Stamattina il rimorchiatore italiano Asso 22, sequestrato nella giornata di sabato da uomini armati, è stato di nuovo ormeggiato nel porto di Tripoli e i membri dell'equipaggio, assicura l'armatore, stanno bene e sono autorizzati dai libici a contattare le famiglie. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ribadito oggi l'esigenza imprescindibile sostenuta dall'Italia, in piena sintonia con Stati Uniti, Regno Unito ed altri alleati, di un comando unificato, osservando che la NATO rappresenta la soluzione di gran lunga più appropriata. È quanto si legge nel comunicato del Quirinale sull'incontro avuto con la delegazione parlamentare americana. Alla richiesta del ministro dell'interno Roberto Maroni di accogliere fino a 50.000 migranti, regioni, province e comuni hanno aderito. Il piano, ha aggiunto Maroni, lo stiamo mettendo a punto e sarà presentato nei prossimi giorni. Nella distribuzione dei migranti terremo conto del numero di abitanti per ciascuna regione. E intanto sono sbarcati a Lampedusa altri 290 immigrati con 3 barconi tra la scorsa notte e questa mattina. Entro un paio di giorni quantità minime di radiazioni provenienti dalla centrale nucleare di Fukushima raggiungeranno l'Italia. Secondo un'agenzia dell'ONU, le particelle radioattive sarebbero già arrivate in Islanda, ma afferma uno degli esperti dell'agenzia, per l'Europa non ci sono assolutamente pericoli per la salute. Le particelle dovrebbero raggiungere la Francia domani e poi estendersi verso sud nei giorni successivi.